cioè non cambiare nel sistema, all'interno del sistema. Oggi ci sono cose che se non si cambiano non si può andare avanti. Infatti io penso che se le cose si cambiano, cioè, si cambiano bene ora, nel futuro sarà molto meglio e si vivrà molto meglio. E comunque volevo fare una domanda. Lei, ho visto che sui giovani non è che era proprio tanto ottimista, ma secondo lei, quello che ha detto lei, erano solo dati, come dice nel 2050, sì, ma lei invece crede che questi dati si smentiranno oppure resteranno veri? Beh, dipende se si modificano i fattori strutturali della situazione attuale. Per esempio, se noi oggi società continuiamo ancora a credere che la povertà è un fatto naturale, cioè se tu credi che la povertà è naturale, ci sono stati sempre i poveri, ci sono i poveri, ci saranno i poveri, no? Se tu pensi che la guerra è naturale, ci sono sempre guerre, e quindi la pace diventerà bla bla delle parole inutili, no? Invece bisogna allora lavorare per togliere dalla testa della gente l'idea che la povertà o la guerra siano fatti naturali. Se non fai questo, fra 10 anni ci sarà uno che ora ha 10 anni meno di te, che dirà ma no, ma tanto la guerra c'è sempre stata, eccetera, eccetera. E chi fa questo? Mica te, sono gli adulti che dobbiamo cambiare. Voi dovete educare i vostri genitori, dovete educare i dirigenti, non farvi educare da loro. Cioè, se loro ti dicono che la povertà è naturale, quindi non ci può fare nulla, no? Salvo qualora entri in una logica di aiuto dei poveri e non invece di cambio del sistema. Noi dobbiamo fare qualcosa per farla finire. La povertà sta sempre lì. Cioè, noi per esempio da anni e anni e decenni, anche i cattolici, no, hanno adottato la politica dell'aiuto come soluzione ai processi di impoverimento della gente. Si fa l'aiuto, si fa la carità. Se uno resta in questa logica non cambia i fattori strutturali. Ma andiamo avanti. È vero che devi dare una coperta se hanno freddo, è vero che devi dare una zuppa popolare se hanno fame, però una volta hai dato la zuppa popolare, domani gli devi dare sempre una zuppa popolare, però nel frattempo lui la società non avrà cambiato i processi che creano la gente che ha bisogno della zuppa popolare. Capisci? E così la guerra, se tu non elimini i fattori. Che dico, oggi l'economia è basata soprattutto sulla guerra, e per cui per esempio dice se non la faccio io la bomba in Sardegna e sarà quello francese, allora avrà l'occupazione, e quindi dietro la logica di dire ma tanto la guerra crea occupazione, si mantiene la guerra, questo deve cambiare. Il caso ultimo è la Spagna. La Spagna si era impegnata a vendere 400 bombe laser che ha comprato dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita. Era una commissione di 40 milioni di dollari, cioè una cifra nel mondo delle armi modestissima. Dopodiché la ministro, una donna che è diventata adesso il ministro della difesa, ha detto io questa partita la annullo perché l'Arabia Saudita usa queste bombe in Yemen, dove stanno uccidendo un sacco di gente. Che ha detto l'Arabia Saudita? Ah, se voi non mi date queste armi, io non vi compro 5 corvette militari, quelli erano più di 1 miliardo. I dipendenti dei cantieri navali che dovevano fare le corvette sono scesi in piazza, hanno bloccato tutte le strade di accesso a Cadice. Per poter continuare a produrre. Dicendo restiamo senza lavoro. E il governo ha fatto immediatamente marciare e ha detto sì, vediamo le armi, vediamo le armi. Con questa spirale che le armi producono ricchezza, teniamo il mondo fermo. Ed è quello che succede, perché lo sapete voi, le Nazioni Unite hanno un Consiglio di sicurezza dove 5 paesi sono permanenti, sono i vincitori della guerra mondiale: Stati Uniti, Cina, Francia, Inghilterra. Allora, questi 5 hanno un voto permanente, gli altri sono a rotazione. Il Consiglio di sicurezza è quello che si occupa della sicurezza mondiale, quello che dovrebbe evitare le guerre, eccetera. Chi sono i produttori dell'82% delle armi nel mondo? I 5 membri permanenti. Allora, a questo punto
su questi fatti reali. E allora c'è la grande contraddizione, per esempio salute e occupazione, no? Che fanno gli operai dell'Ilva? Taranto, avete sentito parlare, no? Di questa grande acciaieria a Taranto dove si muore a causa. Ebbene, i lavoratori d'Ilva hanno sempre affermato: preferisco avere l'occupazione, l'impiego, anche se so che fra 10 anni morirò di malattie dovute all'inquinamento, piuttosto che morire socialmente se non ho il lavoro. Oh. Perché oggi la gente ti dice: non sei nulla se non hai un lavoro, perché tu devi guadagnare il denaro che hai. Tutt'altro ti posso fare l'elemosina. Che poi è un'osservazione, perché uno di voi ha fatto un intervento. Scusate un minuto, ma se arriva un calciatore nero come la nazionale francese, è accolto con grande simpatia. Perché? Se arriva un principe musulmano che va in un grande albergo, tutti sono contenti che venga il principe musulmano. Allora, sono i musulmani un problema, i neri un problema, o è la povertà dei neri e dei musulmani il problema?